twice. Lick your fingers all the time. Se non ti lecchi le dita, godi solo a metà. E quindi, make it or break it, adesso è il momento di diventare la propria forma finale oppure di cadere ancora una volta nell'oblio. E ci siamo, siamo al game 3 tra Angry Birds e Checkmate, con questi ultimi che dal game 2 se ne escono decisamente con una mental migliore rispetto a quella della partita inaugurale della serie. Abbiamo già prospettato quali potrebbero essere i due scenari dopo questa partita che ci apprestiamo a castare, carissimo Zen. Una delle due squadre andrà a finire al Proving Grounds, avrà la possibilità ancora di riuscire ad arrivare a venerdì 12, a quella Milan Games Week, a quell'evento LAN così importante, se tutti gli astri dovessero allinearsi a loro favore, mentre un'altra rimarrà relegata in questo circuito tormenta anche per le prossime edizioni. Dovrà riscriversi e ricominciare a guadagnare punti per arrivare a questo stesso punto. Veramente una sola partita, soli 25-30 minuti, forse anche di più, dipenderà poi dalla partita, da una risposta di questo calibro, ed è qualcosa che a noi appassionati scalda veramente il cuore, ci mette un po' in ansia, sai, la finale di Champions League proprio, che sei lì e dici sì dai, una delle due entra, una delle due esce, chi passa, chi non passa, e siamo comunque qui. Adesso abbiamo visto un cambiamento abbastanza interessante di rotta per quanto riguarda i Checkmate nel game numero 2 ed un affievolimento di quelle che sono state le speranze degli Angry Birds, perché a meno di una partita giocata un po' sottotono in qualche modo per qualche ragione, potrebbero aver i ragazzi dei CKM trovato la criptonite per andare a dar fastidio alla squadra avversaria, e questa criptonite ha un nome, si chiama Lee Sin, che ha il 100% di comparsa e di vittoria fino a questo momento all'interno della nostra serie di questa sera. Probabilmente un ban prioritario da chi rimane redside dovrebbe, potrebbe esserci ancora una volta, e dovrebbero essere ancora una volta i Checkmate. Vediamo questa piccola notizia, questo piccolo spoiler pre-draft, ma c'è tanto che non è stato ancora selezionato. I ban sono rimasti standard per due partite, le comp no, e quindi c'è bisogno di adattarsi, e questo è il difficile delle serie, che siano al meglio delle tre, che siano al meglio delle cinque, e questi ragazzi lo sanno, il loro coaching staff anche, e adesso è arrivato veramente il momento di mettere in campo tutte le eventuali risorse rimanenti per una e per l'altra formazione. E infatti, quale momento migliore di questo? Sei a un game 3, sei ad un passo da quel Proving Grounds, l'obiettivo che ti ha spinto a lavorare così tanto, ti ha spinto ad arrivare fino a qui, è a portata di mano, però dall'altra parte veramente la paura di non farcela potrebbe far tremare le mani a molti di questi giocatori Angry Birds, che avevano avuto una prima possibilità di due nel game precedente. Forse hanno avuto un pochino le loro alette tremare di fronte a una posta in gioco così alta. Sono andati a ripetere in qualche maniera fino alla settima istanza di draft la selezione campioni precedente. Tre band da una parte e tre band dall'altra, sempre uguale al game 2. La selezione di Yumi però questa volta è stata calcolata meglio probabilmente da parte dei Checkmate, che sono andati a prendersi quelli Sin che avevano lasciato nel game 1 e hanno in qualche maniera sbarrato la strada a quella Yumi grazie alla selezione di Rell, R4. Rell sin dalle fasi di corsia appaiata a quella Xayah ha fatto veramente la differenza e è riuscita appunto a dare quella spinta dalla bot lane che tanto avevano cercato i Checkmate anche nel game 1, ma che non erano però riusciti a trovare con quella Ashe. E quindi mi è piaciuta moltissimo la risposta che hanno saputo dare i Checkmate nel game 2. Mi aspetto di vederli sulla stessa lunghezza d'onda anche in questo game 3. Dall'altra parte però guai a dare i pipistrelli per morti prima del tempo. Ed eccoci, caro Aisroxas, siamo in fase di draft e i campioni rimossi erano stati rimossi anche nelle draft precedenti sinora, ma in ordine diverso, e questo fa sperare in un cambiamento, se non altro. Potrebbero indicare dei campioni rimanenti liberi nella prima fase di selezione. Adesso, dopo Vex e Draven, ci abbandona anche le Blanche. Adesso è di nuovo il turno dei Checkmate, che potrebbero, anzi forse dovrebbero, andare a rimuovere quelli Sin, perché immagino che per gli Angry Birds adesso la priorità su di lui diventerebbe molto molto più alta rispetto a prima, e un B1 con questo power pick
potrebbe andare a rimettere ancora una volta Patrix nella stessa situazione di comfort che abbiamo visto precedentemente, ma è Nami che va ad abbandonarci. Questa sirenetta andrà a disabilitare almeno in parte quel duo fortissimo con Lucian in fase di corsia in bottom lane. E guarda questi Angry Birds, sapevano che dopo averla giocata per due game questa gattina sarebbe potuta finire nelle mani avversarie, vanno a rimuoverla come i Checkmate rimuovono finalmente questo Lee Sin, in qualche modo cercando di aprirsi un'ulteriore strada verso la vittoria. Ma la chiamata di questi campioni lascia Miss Fortune disponibile, torna ancora una volta e probabilmente rivedremo degli altri bullet time bellissimi da parte di Cosmic come per il primo game. Vedremo se adesso i Checkmate andranno a selezionare Gangplank. Gangplank è il campione che gli Angry Birds avevano bannato entrambe le partite precedenti, era stato rimosso e in effetti dovrebbe tornare nel Michelazzo, ottimo pilota di questo campione. Invece viene selezionato Graves. Viene selezionato Graves ancora una volta, che per carità ha funzionato nella partita numero 1 non benissimo, ma comunque è stato utile. Adesso potrebbe tornare addirittura anche questa stessa Xayah come nella partita precedente. D'altronde hai degli ottimi strumenti per evitare quel bullet time da parte di Miss Fortune, semplicemente diventando intargettabile grazie al tuo tumulto di piume. In effetti è proprio così, ma c'è di più, carissimo Zen. Adesso, qualora gli Angry Birds non dovessero andare a selezionare Rakan dalla loro, potrebbe arrivare direttamente nelle mani dei Checkmate e andare a mettere questa duo così stretta sia a livello di lore che a livello di gioco in fase di corsia in una situazione molto molto comoda, perché è arrivato un Jarvan dall'altro lato. Anche qui Unichetta può stare relativamente tranquillo al riguardo, ma quello lì potrebbe essere un Blitzcrank. Sappiamo che Itzer lo predilige come campione, ma Rakan, giustamente, sia assieme a Miss Fortune, sia e soprattutto contro Xayah, è decisamente la scelta migliore da andare a fare in questo momento. C'è una grande assenza in queste due partite fino ad ora, caro Zen, di cui ci siamo accorti poco. Sto parlando di Thresh. Di solito c'è tanta priorità su questo supporto, perché ti permette un po' di fare sia l'attacco che la difesa con quell'uncino, con la propria lanterna per tornare indietro, con la box per andare a fare del danno agli avversari e soprattutto per slowarli parecchio. Ma non è ancora arrivato e non arriverà neanche questa volta, perché c'è una Leona che è un pick veramente favoloso contro quella Miss Fortune, ma la scelta di quel Rakan è stata fondamentale per gli Angry Birds, perché sei andato a rimuovere dall'equazione Brom, l'avresti counterato fin troppo, e non dico che per Leona sia diverso, ma almeno quest'ultima, anche se venisse counterata dall'estrema mobilità di quel Rakan, potrebbe cercare di interrompere i bullet time di Miss Fortune. Assolutamente sì, Brom sarebbe stato il supporto del Nirvana, quasi mi sento di dire, per questi Checkmate, un campione in grado di neutralizzare spell come la pioggia di proiettili, pardon, la tempesta di proiettili di Miss Fortune, che si inarcano proprio a cono. Ebbene, Brom con l'indistruttibile chiaramente le nega totalmente. Bello il pick di Rakan, come hai detto tu, per rimuoverlo dai Checkmate, che però con Leona vanno a prendersi un altro counter, proprio quella Miss Fortune. E adesso sono curioso di vedere giusta la rimozione di Orianna da parte dei Checkmate, perché vuoi impedire quel tipo di wombo combo agli Angry Birds. Twisted Fate rimosso nuovamente da parte di questi ultimi, però, e lo stesso Gangplank che poteva arrivare, era ancora open, era ancora disponibile, non è stato prioritizzato dai Checkmate, quindi Angry Birds che lo rimuovono. Lo ricordiamo, Michelazzo, ottimo giocatore di Gangplank, quindi un ban mirato assolutamente al top laner dei Checkmate. E adesso vedremo dopo queste rimozioni quali saranno le scelte. Potrebbe tornare tranquillamente Seth, che si è già comportato molto molto bene nelle mani di Michelazzo, questo bruiser estremamente tankoso che si può permettere di giocare in maniera molto aggressiva, di andare a trovare dei bellissimi pezzi forti, che torna in corsia superiore, che andrà ad affrontare un campione che vedremo selezionato a breve da questi Angry Birds, che adesso hanno il B4 dalla loro. C'è da dire che i Checkmate hanno lashiato in maniera abbastanza particolare il counter pick alla loro mid lane, e questo è già da tenere in considerazione, proprio come da tenere in considerazione e da ammirare questa selezione di Aatrox da parte di Alexa, che contro Seth può fare davvero tanto bene. Anche lui è una macchina da teamfight, e a giudicare da questa comp che sta cominciando a delinearsi, stiamo vedendo tanto potenziale di dive in, tanto peeling per questa Miss Fortune, perché
di controlli ce ne sono, e ce ne sono veramente tanti, specie dovesse arrivare questo Victor, e sembra che venga che verrà selezionato proprio adesso, quindi anche lui con la propria cage potrà mettere quella MF in una bellissima posizione per trovare tutte le risorse e i danni di cui hai bisogno, anche perché è un po' una protect the carry, se vogliamo parlarne chiaro. E dall'altro lato abbiamo dei checkmate che si trovano a dover counterare la selezione di Victor, che è un gran bel mago da controllo, ma lo possono fare in maniera del tutto tranquilla, perché un po' come prima, una delle due squadre ha dimenticato di fare i conti con l'oste, perché hai preso delle bellissime supreme, ma ti sei dimenticato di colui che può utilizzarle ancora meglio di te con quegli scaling AP clamorosi. Voglio vedere Sylas lanciare dei bullet time. Adesso ho un sogno. Eh sì, credo che abbiamo un sogno, caro Ace Roxas, ed è quello di vedere che cosa vuol dire avere danno adattivo sulle supreme degli avversari, e quel Sylas ce lo sta effettivamente per dimostrare, rubando potenzialmente quella ulti di Miss Fortune. Setup che però mi fa propendere ancora una volta per gli Angry Birds. Hanno quella Jarvan che con la tempesta del caos di Sion, di Victor, pardon, con la ulti dello scienziato di Zone, ebbene, è veramente letale per quei campioni che non riescono ad uscire dal cataclisma. E Seth è un campione immobile, effettivamente non ha modi di scattare. Sylas e Graves possono, ma gli stessi botlaner dei ragazzi dei checkmate non hanno a disposizione questa mobilità, a meno che insomma non intervengano strumenti esterni, ma insomma non credo ce ne siano effettivamente. Quindi è una bella comp quella degli Angry Birds, mi chiedo, e soprattutto chiedo a te, caro Ace Roxas, basterà a questi pipistrelli per agguantare questa semifinale dei playoff del circuito Tormenta e il Proving Grounds del prossimo split? Il punto è che abbiamo visto in due partite dei ritmi completamente diversi da parte dell'una e dell'altra squadra, quindi andare a dirlo in questo momento risulta molto molto difficile. E anche con il caro Giovannetti, quando arriviamo a Game 3 di solito tendiamo a non lanciarci in prediction troppo avventate, specie quando due composizioni del genere sono at stake, come si suol dire in inglese. Ma questo lo vedremo soltanto in fase di partita, c'è da eseguirle bene queste due comp. Possono fare molto bene entrambe, ma c'è veramente la necessità di andare ad eseguirle alla perfezione. E quindi siamo nella Landa degli Evocatori per l'ultima volta oggi con queste due squadre. Angry Birds lato blu, Checkmate lato rosso, per la terza volta. Quindi la parola passa a voi che ci state seguendo, signori. Votate con i vostri punti canale, scommettete sugli Angry Birds o sui Checkmate, sul vostro team preferito, su quello che volete portare alla vittoria, perché chi vince va in semifinale contro proprio i ragazzi dei Makers, se non sbaglio. I Makers sono loro in attesa della sfidante da questa serie. Vedremo chi riuscirà ad avere la meglio dopo una partita del genere, ma per il momento possiamo concentrarci un po' su quelli che sono i setup di rune, perché quella Xayah con Lurian è tornata ancora una volta sul setup da letalità, con quella Eri e lo start di spada lunga, un po' come la Miss Fortune dall'altro lato, che anche lei sembrerebbe voler tornare verso quella Eclissi, data la presenza della cometa e suppongo uno start di E per andare a poccare, a fare parecchio male agli altri. Per il resto questa volta stranamente tutto molto standard, compreso Victor che va a prediligere rispetto all'Electrocute quel phase rush con la velocità di movimento dopo l'aver colpito diverse volte ripetutamente il diretto avversario. Per ora clearing tutto molto tranquillo, con Jarvan che lascia i Krug lì. Graves sta andando per un pathing abbastanza più lineare, perché non ha dovuto lasciare nessuno indietro avendo startato proprio da quel blue buff. Adesso bisogna vedere se deciderà di lasciare anche lui un campo indietro per portarsi al contest contro Jarvan di quel largo granchio della corsia superiore, o se deciderà invece di andare per un full clear, di usare una sorta di cheater recall e poi tornare ad essere molto molto più pericoloso, anche perché contrariamente a prima, per quanto riguarda l'early game, abbiamo Jarvan che sì, può fare tanto, ma diciamo che fino all'ottenimento del cataclisma a livello 6 è un po' con un'ala tarpata, se vogliamo, mentre dall'altro lato Graves può comunque rendersi pericoloso. E guardali come vanno aggressivi, sono gli Buzz stavolta.
Eh sì, Baz, cercheranno loro il primo sangue su Michelazzo, che però interrompe con le facce sfasciate il flag and drag. Vediamo se sarà abbastanza. Trova la prima uccisione Alexa, ma interviene subito Shine, che però è costretto a cadere dopo una rapida uccisione. Una doppia quindi per questo Aatrox. Unichetta deve cercare di scappare, riuscirà a sfuggire al campo gravitazionale solo per una manciata di istanti. Subito prima azione in top lane e subito tante risorse spese da una parte e dall'altra. E che ne sai tu di un campo gravitazionale, come si cantava anni fa in Italia? Questo Aatrox fa valere la sua supremazia di signore della guerra ed è già 2-0-0, una partita che torna ancora una volta a differire rispetto a quella precedente, perché troviamo un'altra volta un cambio di lato. È bello qui Scateroth, che con grande facilità riesce ad evitare le facce sfasciate di Michelazzo, il quale peraltro ha appena swappato con il proprio mid laner, portandosi appunto nella sua corsia. E adesso attenzione, perché Alexa è chiuso tra l'incudine e il martello da un lato e dall'altro, deve fightare ma un livello in meno rispetto a Michelazzo. Sì, e soprattutto a quella taglia che fa sicuramente gola ai ragazzi dei Checkmate, che però sanno di non poter insistere, anche perché stavano arrivando e Petrix e lo stesso Itzer sul fiume, l'avevamo visto in roaming, pronto a intervenire su questa azione. Giusto desistere per i ragazzi dei Checkmate, non vuoi andare a far impennare il vantaggio degli Angry Birds ancora una volta. Non puoi permettertelo, perché questa volta c'è tanto potenziale di fare male già tra il mid e il late game, perché quell'Aatrox, se impenna, se continua ad ottenere kill, diventa veramente inarrestabile per tutti i loro membri. Ma guarda Cosmic, guarda Sir. Eh sì, perché l'Ignite qui brucia sulla testa di Blax, alla fine si salverà anche grazie all'utilizzo della guarigione del suo compagno di corsia Lurian. Primo scambio che quindi qui va a favore degli Angry Birds. Due summoner, anzi no, perdono, una summoner a uno, in realtà è un sostanziale pareggio con un freeze accumulato in questo momento dai ragazzi degli Angry Birds. Un freeze che permette qui ai... alla duo degli Angry Birds proprio di accumulare un breve, un lieve vantaggio in termini di farm proprio ai danni di Lurian. E questo double tap da parte di Miss Fortune ha fatto veramente male, spinge Lurian verso la propria base. E questa è la forza di quella runa, di quella cometa, che per quanto non ti fornisca delle statistiche adattive di danno, va con quei danni aggiuntivi per l'appunto ad infastidire il nemico qualora dovesse riuscire a connettere. Ha preso 150 danni soltanto di rimbalzo di Q quella Xayah, tanto sappiamo che si tratta di un critico alla fine dei conti e l'ha subito parecchio in questo caso Lurian, il quale però ha colto l'occasione per tornare in base, per comprare una goccia e un'ulteriore spada lunga. Sta tornando in lane adesso, ma c'è un qualcosa da tenere sott'occhio, carissimo Zen. Sto parlando proprio del farming, ma lo faremo tra poco, perché Scateroth ha tirato il campo e qui potrebbe starci un fight o forse anche no. Alla fine è campo gravitazionale che fa tutta la differenza del mondo. Blocca Shine in apertura di trade e ti consente soprattutto di completare il concetto, caro Ace. Mi permette di farlo, perché mi stavo riferendo al farming e al differenziale di minion tra Miss Fortune e quella Xayah, perché fino a pochi minuti fa c'erano oltre 20 minion a favore della piratessa di Bilgewater, ma adesso la situazione si sta lentamente riapparando, se non fosse che la wave è crashata sotto la torre di Cosmic, il quale non sta perdendo tempo e sta cercando di farmare quanto più possibile. Checkmate che sfruttano questa occasione per andare ad accaparrarsi il primo drago della partita, che darà semplicemente 4% di statistiche adattive offensive bonus a tutta la loro formazione, ma lo sappiamo, non è il migliore dei draghi in singola copia che puoi ottenere, ma lo sarà il prossimo. È un drago della nuvola che ci lascia aperti due diversi scenari, uno per un'anima endemica dell'oceano, una della montagna. E qui Scateroth che ha proccato momentaneamente quella sua tempesta per cercare di farmare un pochettino meglio e per fare da deterrente contro Shin, che era senza mana e non poteva ingaggiare. Sì, credo fosse in realtà la ulti di Sylas rubata proprio a Victor per cercare di spingere l'ondata. Sappiamo giusto, come perché non Sylas è in cooldown. Esatto, sappiamo come Sylas non ha grandi vie per avere wave clear, specie in confronto a Victor, che è un control mage, che insomma del wave clear si fa molto forte in maniera principale per quanto riguarda il suo kit ovviamente. E quindi Sylas ha bisogno anche di rubare quella tempesta del caos proprio per andare a ottenere
quei minion che altrimenti non riuscirebbe a prendere. Qui subito tempesta di proiettili che forza Vlax, rimasto a metà vita, a flashare fuori proprio dalla area of effect. E infatti un flash che è stato sicuramente molto molto utile in questo preciso frangente. Adesso siamo un po' in una situazione di addormentamento di questa partita, perché sono in leggero vantaggio gli Angry Birds e molto si traduce e si riscontra nelle tasche di questa Miss Fortune e in quelle di Aatrox, che per quanto non stia staccando il diretto avversario in quanto a minion, ha due uccisioni e lo possiamo vedere perché c'è una frusta dei picchi di ferro e un Phage all'interno appunto della sua itemizzazione. Può andare a fightare molto positivamente contro Seth, ma sta decidendo di non tirare troppo la corda, altrimenti avremmo già visto un paio di solo bolo molto interessanti, carissimo Zen, e ti posso garantire che ne stiamo vedendo veramente tante all'interno di questi playoff. Ma guarda che bella proximity da parte di Unichetta, che riesce ad andare in invasione sui Krug avversari, sapendo che Jarvan si trova sull'Herald, e permette a Lurian in questo modo di avere accesso gratuito ai minion avversari, facendo crashare wave e quindi facendo perdere tanta exp alla Miss Fortune avversaria, e soprattutto di ottenere delle placcature che si traducono in dive. No, colto in castagna qui Cosmic, dopo tutto quel tempo passato a giocare in maniera conservativa. Cade inesorabilmente per mano dei colpi di Vlax e di Unichetta. Alla fine la kill l'ha presa Lurian, e quindi se prima vedevamo una Xayah quasi doppiata in termini di farm rispetto a Cosmic, adesso vediamo una Xayah che in farm è sostanzialmente pari rispetto a Miss Fortune. Già. Ha un livello e anche qualcosa in più di vantaggio rispetto a Cosmic, e ha anche una kill in più. Ma vediamo adesso gli Angry Birds continuare a insistere su questo lato superiore della mappa. Io credo che vogliano semplicemente ottenere la prima struttura grazie alla testata, non basta. Allora vediamo se parte il dive. Non credo. Michelazzo cerca le facce sfasciate, arriva l'insec con il pezzo forte e il flash da parte di Michelazzo. Alla fine Patrix si salva, però grazie a quel Drag and Drag. Alexa, guarda che danni che porta giù con questo distruttore di mondi. Adesso sì che può partire il dive, arriva anche il Cataclysm a trovare l'ulteriore uccisione, è arrivato anche Skatrot, e questa è una festa a cui gli Angry Birds vogliono partecipare da protagonisti. Ed è una festa in cui Alexa sta decisamente suonando Despacito, perché il 3-0-2 del suo score è veramente molto molto eloquente, sta correndo fortissimo, siamo quasi a 4.000 unità d'oro di vantaggio per questi Angry Birds, nonostante la kill precedente ai danni di Cosmic e a quel vantaggio clamoroso che è andato a perdere contro Lurian in maniera altrettanto inaspettata. Adesso però c'è da dire che questo Aatrox sta cominciando a fare veramente tanto tanto male. C'è già la succhia sangue a soli 11 minuti e una Cloth Armor per andare a rimpinguare le proprie statistiche difensive, per andare ad impedire a quel set di fare ancora di più. Potrebbe essere un altro game da ex Ninja Tabi, ormai Plated Steel Caps, perché abbiamo tanti auto-attacker dall'altra parte, a partire da Set, si passa per Graves e si arriva a Xayah. Quindi con quell'oggetto, con quelle risorse difensive, andresti veramente a dare tanto tanto fastidio all'intera composizione avversaria dall'alto di una situazione di vantaggio già molto molto importante dalla tua. E adesso è proprio su Alexa che Unichetta va a mettere tanta tanta attenzione, ma c'è poco da fare perché Aatrox ha un livello di vantaggio rispetto a Michelazzo. Stessa cosa si può dire per Jarvan contro Graves e per Scatterot contro Shin. Però poi in botlane c'è Lurian che, grazie a quelle sapienti attenzioni regalategli dal suo jungler e dal suo supporto, ha recuperato e superato Cosmic per quanto riguarda il fattore minion e il fattore di esperienza. Ma poi c'è Itzur che fa valere ancora una volta il tutto. Attenzione, forse solo bolo. Michelazzo qui non ha assolutamente possibilità di scambio. Ce la fa Alex ancora una volta grazie all'utilizzo della propria Suprema. Adesso però deve fuggire a gambe levate. Ci sono 400 gold di shutdown sulla propria testa e lo sanno bene gli Angry Birds, perché subito arriva Scatterot con il teletrasporto a dare manforte all'alleato e a trovare un'uccisione per sé, la seconda. Ed è una seconda uccisione, ma non dimentichiamo che quell'Aatrox se ne ha ottenuta un'altra. E queste sono delle ulteriori risorse. Ed è un vantaggio in oro che continua a crescere, come continua a crescere la taglia che pende sulla sua testa come una spada di Damocle. Ormai chi segue un po' il casting da qualche giorno avrà capito
che è una metafora che mi piace utilizzare, perché è proprio così. Sai che ad un momento ben preciso quel filo verrà tagliato con la tua morte e tutti quei soldi andranno nelle tasche di uno dei tuoi avversari, che li utilizzerà poi per farti ancora più male. Ma attenzione, si ingaggia mid. Oh, bellissimo qui il flash e il campo gravitazionale soprattutto, che coglie entrambi gli alleati, i nemici, pardon, di Scatterot all'interno della tempesta del caos. Risultato: Victor si spende il flash, però se la salva e con grande stile. Si salva molto molto bene grazie a quel campo gravitazionale che sta facendo faville quest'oggi. E sai, vedere un Victor che è... diciamo notoriamente un campione che vuole cercare di scalare e fare più male nelle fasi avanzate di partita, che sta dando così tanto fastidio ad un Sylas all'inizio e ha uno score di 2-0-1 a 13 minuti e 40 di partita, è qualcosa di molto molto insolito, ma è qualcosa che deve rendere molto contenti e fieri questi Angry Birds, questi pipistrelli arrabbiati, perché se sta cominciando a scalare già da adesso Scatterot, posso immaginare solo lontanamente che cosa potrà succedere quando i tempi saranno effettivamente maturi sulla carta per cominciare a vederlo fare qualche danno in più ai suoi avversari. Ma deve in qualche modo mantenere salda la pressione, perché c'è tanto da tenere in piedi in bottom lane. Quella Miss Fortune non ha ancora chiuso il proprio primo oggetto, che potrebbe essere una Draktar a giudicare da quella oggettistica, o forse un rush di Yomu in tuo oggetto mitico successivo. Lo vedremo con il tempo, e nel frattempo ci possiamo godere però un Alexa che continua a devastare, a tormentare l'esistenza di un set che non può fare veramente niente se non subire un push così importante. Senti mid, guarda che danni Victor! Eh sì, non può avvicinarsi un'ichetta, perché questo è il risultato. Se ti avvicini, attenzione a Shin che utilizza la suprema di Rakan per guadagnare un po' di velocità di movimento. È arrivato anche Alexa che però si sta attaccando alla struttura. Attenzione, Alexa è costretto a uscire dall'agro della torre. Alla fine ce la fanno gli Angry Birds a tirarsi fuori da una brutta situazione. Tutto sommato quel dive poteva costare molto del loro vantaggio. Alla fine però non cade nessuno. Non cade nessuno e Angry Birds che potevano vedere spezzarsi quel filo di cui parlavo prima sulla testa di Aatrox, facendogli cadere una spada in testa ed uccidendolo, cosa che non è accaduta, e per loro questa deve essere un momento di respiro. Ma con questa rotazione di Cosmic in corsia centrale possiamo dichiarare ufficialmente finita la fase di corsia, in modo tale che si possa cominciare a muoversi sulla mappa per prendere obiettivi, per continuare a prendere delle torri e per cominciare a sbucciare l'anello esterno di questa landa degli evocatori, di questa cinta di torri esterne che ancora campeggiano per la maggior parte sulla landa. Poco da fare in questo momento, ma guarda quanta pressione, quanta presenza, riescono a prendere i checkmate. Alexa in zona, ma è da solo. Non c'è ancora la sua suprema, quindi un fight lì potrebbe non essere ottimale, ma stanno arrivando i rinforzi. Ma sta tornando la suprema, il distruttore di mondi è disponibile in questo momento. Vediamo che si girano i ragazzi dei checkmate, ma vediamo che sta per essere attivato. Sicuramente arriva la kill subito da parte di Cosmic. Michelazzo cerca la risposta. Alexa è troppo solo, è bellissimo questo cataclysm che inchioda 4 nemici al suo interno, ma non basta perché i danni ad area non sono a disposizione in questo momento dei ragazzi degli Angry Birds. Questo perché Scatterot è in corsia inferiore a farmare. Prova a lanciarsi dentro nuovamente Patrix, quando forse dovrebbe semplicemente desistere da quell'azione. Cosmic ancora libero di portare il DPS, ma c'è lo smokescreen che gli nega agli ultimi importantissimi autoattacchi. Alla fine è una vittoria su tutti i fronti per i ragazzi dei Checkmate. Mi sento di dire che forse gli Angry Birds hanno speso un pochino troppo per contestare il secondo messaggero della LAN. Diciamo che sarebbe bastato non reingaggiare dopo aver perso tutte quelle risorse, perché adesso non hai più la facoltà di resistere in alcun modo e hai regalato quello stesso messaggero che stavi per portare dalla tua alla squadra avversaria in una maniera che non avresti voluto, perché quella Xayah sta cominciando a correre adesso, ha ottenuto una kill, quel Sylas ne ha due dalla sua e lo stesso set ha potuto fare tantissimo, non solo per quanto riguarda le kill ma anche per gli assist. Che, perdonatemi, cominciamo a vedere all'interno del suo scoreboard. E qui mid ci sono ancora tante tante attenzioni che vengono regalate a tutti i laner che stanno facendo parte di tutto. Shine si trova lì chiuso in quel bush e connettono le sue catene.
E si connettono e subito la stasi istantanea da parte di Scatterot. Vediamo chi troverà i danni decisivi. Alla fine ce la fa proprio Shine, che trova quindi uno shutdown importantissimo. Vediamo la risposta però da parte di Cosmic. E Petrix trova l'uccisione subito di risposta ai danni di Blax. Un uno per uno con Shine che se ne va utilizzando la propria stasi. E alla fine zitto zitto questo Sylas ha tre uccisioni, attenzione. Ed era proprio questo che dicevo, l'aver costruito degli oggetti, aver cominciato a chiuderne un po', è veramente ottimo per i ragazzi dei Checkmate, che in qualche modo sembra stiano riuscendo a risollevare il capo dopo una fase di early game che non era andata esattamente come avrebbero sperato. C'è anche un Herald che sta, diciamo, scadrà a breve, quindi dovrà essere utilizzato per forza di cose nell'inventario di Graves. Questo regalerà verosimilmente della pressione e o una torre, se non di più, ai ragazzi dei Checkmate. Ma c'è tanto da rifare adesso per gli Angry Birds, perché se fino a pochi minuti fa parlavamo di questa composizione come quella dei ragazzi che stavano giocando un po' meglio, con tanta aggressività, e che soprattutto stavano riuscendo ad impostare delle buone rotazioni sulla mappa, non facendo mai il passo troppo più lungo della gamba, adesso forse è il caso di ribaltare un po' tutta questa narrativa che avevamo impostato fino a questo istante, perché per quanto per Aatrox ci siano ancora tante kill, tante risorse, lo stesso si possa dire per Jarvan e per Victor, dall'altro lato della mappa stanno cominciando a crescere dei carry che possono scalare molto molto bene, e che non è assolutamente il top per te. Potresti desiderare davvero tanto tanto di meglio, perché quella Xayah sta cominciando a chiudere oggetti, l'Eclissi è arrivata ormai già da tempo, c'è un Caulfield dalla sua, c'è anche una goccia staccata, mancano soltanto 70 unità per andare a concluderla, a completarla, e poi per avere quella Muramana così importante per lei, che va addirittura a soppiantare l'Essence River della build classica da critico a cui siamo abituati. Che dobbiamo cominciare veramente ad avere paura di vedere i danni che questa tiratrice vastaiana potrà cominciare a tirare fuori. Nel frattempo qui evocato il messaggero della Landa, ha preso una torre con una singola capocciata e poi ci pensa Victor a pulirlo. Niente di che, ci sono ancora 4000 gol di vantaggio per i Bats. Sì, 4000 gol di vantaggio, vantaggio più che altro stabile, ma attenzione perché i CKM vogliono forse fare il colpo gobbo ai danni di Scatterot. Vediamo se ci riusciranno, perché la fiammata solare va a vuoto, alla fine flash perfetto da parte di quest'ultimo per avere vita salva, e alla fine bulbo esplosivo per riportare Michellazzo e Unichetta in zona franca, bravi a salvarsi, però spendono teletrasporti e supreme un po' in maniera avventata qui, ragazzi dei Checkmate. È vero, guadagnano un flash cruciale come quello di Scatterot. Scatterot però ha comunque modo di velocizzarsi grazie alla sua Q, e quindi può comunque virtualmente kitarti anche grazie a quello scatto fasico. È un flash importante, ma insomma diciamo che avresti voluto tirarlo giù quel Victor. Sì, già il fatto che si sia riuscito a salvare è tanto per lui. Poi certo, ha investito una risorsa con 5 minuti di cooldown, ma può essere un trade-off che sei disposto a fare in una situazione come questa, perché il sopravvivere ti ha dato la possibilità di continuare a farmare, di allungare i danni del Sylas avversario e di cominciare a mettere dalla tua due terzi di quello che diventerà un bastone del vuoto, che non ti fa assolutamente male. Potrebbe esserci anche prima o poi una clessidra di Zoni, a giudicare dal cronografo, per carità, già utilizzato dalla sua, ma è comunque un'opzione da non sottovalutare. Si tratta di uno degli oggetti più potenti e con più valore di tutto quanto il gioco, almeno in questo momento, e potremmo vederglielo completare davvero molto molto a breve. Qui set non può fightare, naturalmente. Michellazzo sa che può soltanto incutere un po' di timore al suo diretto avversario e poi deve scappare, deve tornare in zona franca, perché basta un campo gravitazionale da parte di Victor e la propria tempesta per andare a permettere allo scienziato di Zon di capitalizzare. Oh. Shine qui in grande difficoltà, nonostante abbia rubato il distruttore di mondi Alexa. No! Alexa, manca la combo con i flash e permette a Shine di salvarsi con uno sputo di HP. Alla fine ce la fa Cosmic a chiudere un'uccisione ai danni di Unichetta, e quando viene a mancare il jungler, insomma, c'è una finestra importante qui per i ragazzi degli Angry Birds per prendere questo drago, che significherà soul point per loro. Potrebbero anche osare qualcosa di più, forse quel Baron. In realtà alla fine si accontentano quindi di questo drago. Vediamo però subito i Checkmate cercare
di prendere priorità di corsia in mid lane. Vorranno spingersi verso questo drago, non vogliono assolutamente darsi per vinti in questa situazione, devono però desistere perché ci sono tutti qui, ragazzi, dei Buzz. E infatti è un soul point che arriva molto molto comodo per la formazione dal lato blu della mappa, che continua ad ottenere delle rigenerazioni che su un Aatrox fanno veramente tanta tanta gola. Questo sarà un Alexa che potrà rimanere all'interno di un fight sia grazie al rubavita insito nel suo kit stesso, sia grazie all'Omnivamp e alle attive di questa Gore Drinker, sia soprattutto a questi due draghi che potrebbero addirittura diventare tre tra 4 minuti e mezzo, e a quel punto per i CKM ci sarebbero veramente troppi buchi da tappare nello scafo della zattera su cui hanno deciso di andarsi a mettere all'interno di questo game numero 3. Attenzione, oh, Lurian! Wow! Oh, mamma mia, che danni che subisce Lurian da questa Miss Fortune! Lo sappiamo, Miss Fortune ha completato in questo momento due oggetti di letalità con quella lama crepuscolare di Yomu e soprattutto con il secondo oggetto, che è il leggendario, che è quell'Eclissi. Insomma, è in spike e diciamo che Lurian ne ha avuto un assaggio. Ha avuto un assaggio e quel rimbalzo gli ha fatto praticamente metà barra degli HP di danno, e adesso questo potrà soltanto continuare a peggiorare perché la letalità scala con i livelli e con gli oggetti che sta continuando a mettere dalla sua questa tiratrice. Ci sono già altre due longsword dalla sua, chissà che non diventino un ulteriore lungo pugnale seghettato per andare a concludere su un altro oggetto leggendario questa volta, sempre sulla letalità, sempre con quei danni che arrivano. Ma parlando di itemizzazione, ci sono delle altre cose che dobbiamo andare a tenere in conto, perché arrivano le ferite gravi per quell'Aatrox con la motosega Chemtank e soprattutto il bastone del vuoto per questo Victor, che sta cominciando a fare davvero tanto male. Non ci saranno resistenze magiche che terranno nei confronti del team avversario, ma Blax qui, ok, perfetto, è riuscito a mettere una ward senza venire ingaggiato, e già questa di per sé deve essere per lui una vittoria. Assolutamente sì, ma questo non fermerà gli Angry Birds dal loro intento, ovvero quello di continuare ad assediare questa torre interna in corsia superiore. Alla fine la prendono, ma rischiano di venire chiusi a tenaglia qui, ragazzi, dei Buzz, perché arriva l'ingaggio da parte di Chakmito. Bella, guarda, la combo! La Wombo combo! Tutti gli strumenti offensivi dei ragazzi degli Angry Buzz utilizzati alla perfezione. La tripla uccisione per Scatterot. Quadra kill! Quadra kill! Dai, usa il teletrasporto, vai a prenderti questa penta. Scatterot, potresti farlo. Alla fine decide di non forzare più del dovuto, ma sono già contenti così i ragazzi degli Angry Birds, perché prendono baracca e burattini. 4 kill su Victor e Barone Nashor con ogni probabilità. E per fortuna hanno deciso di lasciare Victor al push verso la corsia superiore, ma adesso lo scienziato di zona sta per avere un incontro ravvicinato del terzo tipo con Seth, che ha molto bassa la sua barra degli HP e che potrebbe cadere a breve, a giudicare da quello che vediamo sulla minimappa, ma magari anche no, e questo ce lo potrà dire soltanto il tempo. Si sembra essersi salvato, lo vediamo tornare in base. Un po' un peccato, perché con una quadra kill potevi ambire a molto di più a livello strutturale, potevi aprire la cinta interna delle strutture della squadra avversaria. Invece ti sei portato a casa un Barone Nashor che sì, ti permette di assediare, ti permette di pushare, ma devi trovare delle ulteriori uccisioni per poter riabilitare questa dinamica. È vero assolutamente, anche se sai che quelle uccisioni, qualora tu dovessi riuscire a trovarle a fronte di un vantaggio sul tabellone che rasenta le 9000 unità d'oro, a questo punto non dovrebbe essere virtualmente troppo difficile per gli Angry Birds trovare quel colpo decisivo. A questo punto potrebbe essere veramente il colpo del KO, dato che i Buzz sono forti di questa mano del Barone, dato che i Buzz cercano adesso il fight proprio ai danni di Blax, che viene subito shottato da Alexa dai colpi di quel Darkin. Vediamo l'ingresso da parte di Shine, grandi danni ad area, e subito trova l'uccisione ai danni di Cosmic. Attenzione, perché qui potrebbe aver capovolto il teamfight, ma guarda sull'altro fronte Skatrot cosa sta facendo ai danni dei suoi avversari. Un'altra carneficina, caro Isroxas. Ed è un peccato che Skatrot abbia utilizzato il proprio teletrasporto per unirsi a questo teamfight, perché non può usarlo adesso per andare a mettere pressione istantaneamente. Poco importa in realtà, perché lo sta facendo comunque a piedi. Sì. E quindi a questo punto veramente rischia di non vedere nuovamente la luce del sole, la composizione dei checkmate. Eh sì, perché
Questi Angry Birds se la stanno giocando veramente bene. Ormai tra 10 secondi spawnerà questo drago che con ogni probabilità andrà a regalargli un'anima oceanica, e lo stai facendo su un team che può vantare un Aatrox già fidato di per sé. E questo forse per i Checkmate è l'ultimo chiodo nella bara che va ad entrare e a condannarli a morte una volta per tutte, perché con tre draghi la rigenerazione è già alta di suo. Immagina metterci anche un'anima addosso. Insomma, stiamo parlando di tanto. Bello qui lo stun! Michelazzo bloccato, non riesce nemmeno ad utilizzare i propri pugni nelle mani per avere quello scudo, e quindi cade subito vittima inerme dei colpi di Scatterout e del resto dei pipistrelli arrabbiati, che ormai sono veramente a un passo dalla vittoria, a un passo dalla loro qualificazione al Proving Grounds. Vediamo se i Checkmate riusciranno nuovamente a difendersi da questo loro, da questa loro power play numerica. Manca e prendono il primo inibitore e prenderanno anche il secondo con ogni probabilità. Alex si spinge in avanti, c'è un'ichetta in posizione di flank, ma in 4 contro 5 non so veramente cosa voglia fare. Probabilmente il suo intento è quello di togliere quanti minion possibili, ma i minion sono potenziati dal barone Nashor e stanno continuando a spingere in corsa inferiore. L'assedio è sulla prima torre dell'Exos, un'ichetta viene trovato. Si parte combo degli Angry Birds, attenzione perché Shine è entrato, ha fatto esplodere completamente i Sir. Vediamo il resto del teamfight, cercano di capovolgerla qui ragazzi dei Checkmate. C'è Lurian che sta portando quanto DPS, tantissimo, vediamo se cadrà. No, riesce a evitare l'ultimo colpo da parte di Alexa, e questa è una grande vittoria, è una grande vittoria a questo punto per i Checkmate, perché prolungano la partita della serie. La prolungano contro tutte le aspettative, ancora una volta, permettetemi di dirlo. Questi Angry Birds dovrebbero spingere molto di più sul loro acceleratore, certe volte troppa sicurezza, troppa calma, andare troppo adagio risulta essere una lama a doppio taglio che ti si ritorce contro e ti fa più danni di quelli che tu ne possa fare utilizzandola contro i tuoi diretti avversari. Infatti guarda, i Checkmate prendono una torre, non potranno probabilmente fare di più, ma hanno Xayah in split push sulla corsia inferiore che deve andare a gestire un'ondata con i super minion, un po' come accadrà a brevissimo con questa mid lane. Ho visto qualche ping di colore blu partire nei confronti della top lane, probabilmente vogliono andare ad aprire anche l'ultimo lato di questa landa degli evocatori che rimane su per i ragazzi dei Checkmate. Si teletrasporta Aatrox immediatamente per portare il push più forte e più veloce possibile che si possa fare, e adesso si deve continuare a correre. Quel set è in zona, vuole rispondere, ma non c'è tanta possibilità di farlo perché ti manca letteralmente un jungler. Quel Graves è veramente ininfluente all'interno di questa partita se andiamo a considerare tutti gli altri. Adesso per Victor c'è un copricapo di Rabadon, oltre che la clessidra di Zonia che gli garantisce, oltre ai danni e l'armatura, anche la stasi. Questo significa 35% di moltiplicatore sul potere magico, che già è tantissimo nelle sue tasche. Adesso bisogna vedere come reagiranno. Possono cercare l'assedio, ma Michelazzo è pronto al flank. Vediamo, perché questi potrebbero essere veramente gli ultimi momenti per questi Checkmate, con gli Angry Birds ancora una volta pronti a bussare alle porte della loro base, che è già parzialmente in frantumi con quei due inibitori già caduti. La pressione rischia di diventare insostenibile. Lurian colpito da un singolo laser, guarda quanto danno ha subito. Vediamo se cercheranno il flank adesso i Checkmate. Ci provano, ma Alexa subito blocca con il knock-up gli avversari, e Shine viene fatto secco. Ed era la speranza principale di questi Checkmate. Quel Sylas non sarà parte di questo teamfight. Allora lo sanno gli Angry Birds, che spingono a questo punto diretti verso l'unica torre del Nexus rimanente. Vediamo come riusciranno i Checkmate a difendersi, se ci riusciranno. Arriva l'ingaggio da parte di Michelazzo, mamma mia che danni su Cosmic. Vediamo però la tempesta del caos che brucia sulla testa di questi Checkmate. Unichetta e Lurian, rimasti solo loro di fronte a tre nemici. Skatron con il flash aggressivo, Lurian cercherà di fare danni ma non basta, il Nexus è caduto e vincono gli Angry Birds. La portano a casa dopo un game numero 2 che non era andato affatto a favore loro. Riescono a ritrovare una buona prestazione, anche abbastanza convincente in questo frangente specifico, ed è quindi un'ulteriore squadra qualificata al Proving Grounds. Questi Angry Birds, facciamogli complimenti, perché se la sono portata a casa anche un po' forse contro le aspettative, perché questi Checkmate
erano arrivati primi nella regular season, in quella classifica, come vi dicevo anche prima, e questo significava che per un po' almeno dovevano essere considerati come favoriti, come avere il coltello dalla parte del manico, almeno sulla carta. Ma se questo è il livello di convinzione che ci hanno saputo dimostrare questi pipistrelli arrabbiati, beh, c'è poco da dire, la Landa parla chiaro, il tabellone anche, è un altro 2-1, ma è comunque qualcosa che ti ha regalato l'accesso ad una fase ulteriore, ad un environment superiore che ti può dare l'accesso addirittura al PG Nationals. Esatto, e se lo proprio palcoscenico, sì, l'altro di dire, e al massimo loro potenzialità, e complice anche forse delle prestazioni sottotono da parte dei Checkmate, ci aspettavamo sicuramente di più da parte loro, ma onore al merito, onore delle armi sicuramente a questi pipistrelli arrabbiati che alla fine ce la fanno e arrivano a questo proving ground importantissimo, ma non arrivano soprattutto in finale dei playoff del circuito Tormenta. Qui ad attenderli già dalla serata di ieri c'erano Earth Academy semifinale, che lo ricordiamo verrà giocata proprio nella serata di domani. Caro Ice Roxas, abbiamo concluso a questo punto la prima delle due best questa sera, best of three almeno per fortuna, di questa sera. Io sono già stravolto da tutte queste emozioni, sarò sincero, ma altrettanto sono pronto a viverne altre ancora più grandi, magari con la prossima serie tra Project Eleven e Cyberground Black Panthers. Carissimo Ace Roxas, a questo punto ci prendiamo una pausa, caro, e torneremo tra pochissimo qui su qualche problema di connessione sembrerebbe per il mio collega, ma proprio come stava dicendo, prendiamo una velocissima pausa e ci rivediamo dopo aver fissato il tutto sempre qui su PG Sports. A tra poco. Anzi, se non ti lecchi le dita, godi solo a metà.